Ciao a tutti, siamo Ivi in Codesto Loco a intervistare la Corte Imperiale di Feudalesimo e Libertà. Siete famosi, però dobbiamo presentarvi brevemente. Cosa è Feudalesimo e Libertà e da cosa nasce l'idea? Feudalesimo e Libertà nasce per volere dell'imperatore in questa epoca buia e obscura. Egli ci apparve in sogno alcuni dì prima dello passato Natale. È come una celestiale visione, si avvicina a noi e ci diede 4 schiaffi. Egli ci ha ammoniti perché voleva che fondassimo un nuovo partito. Quelli attuali erano tutti corrotti ed eretici. Qual è la vostra missione? La nostra missione, sodali, è quella di ripristinare lo feudalesimo nell'Europa tutta. Per volere dell'imperatore ricostruiremo lo Sacro Romano Impero secondo lo suo divino disegno e la piramide feudale verrà ripristinata e ripristinati faranno i diritti e i valori feudali. In codesta epoca buia e tumultuosa verrà ripristinata la lux dell'imperatore e dello feudalesimo. Cosa pensate della discesa del Santo Padre nella città di Cagliari? Ma diciamo che noi non ci crucciamo per queste vicende, questo gossip, lo quale scaturisce dallo Papa che da noi non è stato riconosciuto. L'unico Papa che è stato riconosciuto è lo Antipapa, che ha sede e risiede ad Avignone, e lo suo nomine est Pasquale IV. Possiamo anche aggiungere, per esempio, che decodeste di dispute fra Guelfi e Teretici, come la presenza dello quadro dello Papa e dello Crocifisso nei luoghi pubblici, non ci tange. Anzi, proponiamo che in ogni luogo pubblico venga fisso lo quadro dell'imperatore, oppure di qualche altra figura a cui noi siamo molto cari. Per quel che riguarda il messaggio del Papa lanciato ai giovani di non lasciarsi alla dea lamentela, voi avete qualche ammonimento da fare o proposta? Per una volta noi ci troviamo d'accordo col capo dei Guelfi. I giovani si lamentano troppo. Essi devono smetterla di lamentarsi. Essi dovranno infatti andare subito, celermente, a lavorare la gleba del loro signore e a lavorare per la magnificenza dell'impero. Sul tema delle vendite aziendali italiane, voi avete delle proposte. Vuoi esporci quali sono? Certamente, Madamigella. Dunque, di questi dì si discute molto dell'Alitalia, per esempio. Noi pensiamo che l'imperatore non si debba crociare di codeste compagini eretiche et moderne. Per la comunicazione e i trasporti noi proponiamo 2 semplici questioni. Per i trasporti lo ripristino delle navi da crociati e dello calesse, mentre invece per le telecomunicazioni, come in codesti DS parla della Telecom, proponiamo lo ripristino dello piccione viaggiatore affinché le comunicazioni avvengano celermente nello impero. Grazie. Prego. Noi di Centostili ci stiamo occupando della disoccupazione. Volete aprirci gli occhi con qualche vostra soluzione? Certamente. Il tema della disoccupazione è stato molto affrontato da Feudalesimo e Libertà. Innanzitutto la prossima pestilenza decimerà la popolazione italiana e quindi ci sarà meno bisogno di lavoro. In secondo luogo verrà reintrodotta la servitù della gleba e la corvée. Ogni giovane dovrà prestare almeno 100 giorni di lavoro gratuito al proprio signore e tutti gli altri dovrà passarli nello suo feudo a lavorare per poco grano. E così non ci sarà più nessuna disoccupazione. Sempre parlando di politica, qual è la pena buona e giusta per lo cavalier breve? Ma lo cavalier breve, lo quale aggiungiamo si macchiò di aver peccato coitando con la nipote del Saladino, quindi manchiando lo suo animo de magna vrecondia per tutta l'Italia, noi proponiamo o la decapitazio immantinente. Oppure, se l'imperatore est magnanimo, dipende dallo die, per il lavoro feudale, ovvero sparare lo sterco, a spietrare lo campo, oppure a pregare 100 die all'anno, de fila ovviamente.
Grazie. E a tal proposito, volete riassumerci la celerità della feudal giustizia? Ovviamente. Il problema della giustizia è stato un problema assai grave in questa epoca moderna. Infatti ogni villico si lamenta della lentezza dell'ordinaria giustizia italiana. Noi proponiamo appunto il ritorno dello boia con lo pubblico supplizio, le pubbliche esecuzioni di piazza, lo ceppo, il ritorno della Santa Inquisizione, l'abolizione di ogni diritto umano e civile, perciò col ritorno del Malleus Maleficarum come nuovo codice penale. Cambiando discorso, avete girato l'inno nella città di Cagliari con i Nanowar. Avete avuto qualche problema per le concessioni o volete raccontarci la vostra esperienza? Innumerevoli sono stati gli disguidi e gli trabocchetti saracini per questa epica impresa. Gli sacri bardi Nanowar of Steel avendo donato lo loro tempore e la loro giusta musica per l'imperatore, componendo lo sacro inno di feudalismo e libertà che grida alla pugna. Ma nonostante questa impresa sarebbe stata dovuta essere giustamente dovuta all'imperatore, lo borgomastro di questa urbe, di Caralis, abbet ideato uno arzigogolato complesso meccanismo per ottenere le autorizzazioni affinché codeste riprese sacre venissero fatte, e in codesto modo la corte imperiale abbet dovuto sperperare tanti fiorini e tanto tempore per codesta epoca impresa. Ma la tenacia degli sodali et la dedizione della corte imperiale con gli sacri bardi abet comunque sconfitto le trappole degli temibili saracini. Sappiamo che avete vinto come miglior pagina di Facebook. Credete che questo sia un segno di come tutto il popolo si stia convertendo alla vostra giustizia? Certamente, Madamigella. Ci saremmo stupiti dello contrario. Codesto premio fuit dovuto all'imperatore. Et non avevamo dubbio alcuno che feudalismo e libertà avrebbe vinto codesta contesa, perché nelle contese ove est presente l'imperatore est sempre vittorioso la sua figura. Quindi per questi motivi noi vi invitiamo a considerare la riscossa di feudalismo e libertà sempre più possente e sempre più egemonica in codeste lande desolate et macchiate dalla modernità. Per cui codesta vittoria riempie d'orgoglio lo consiglio de corte et gli sodali tutti che abbiano contribuito a codesta epica impresa. Grazie. E invece vi lasciamo uno spazio per lanciare un ammonimento ai saputelli stracciagonadi che non vi lasciano mai in pace. E insomma, avvertiteli. Agli scroto clasti saputelli, diciamo e faveliamo che l'imperatore est accanto a voi. Voi non sapete che c'è, ma lui est presente. Perciò occhio alla capa e alla mozzatura tutto tondo della testa. Grazie. E adesso, così, chiacchierando, vogliono aumentare le accise sulla cervogia. Dannazio! Codesta impresa non est buona per la corte imperiale. Ok, grazie. È un provvedimento eretico. Mi fanno un po' paura. Ragazzi, ci autorizzate a mettere in rete nel nostro sito questa intervista? Nelle reti crediamo si debbano mettere soltanto gli pesci che vengono estorti dallo mare, ma voi intendete lo internet, per cui noi favelliamo in codesti luoghi molto 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 volentieri, per cui autorizziamo codesta vostra compagina. Grazie. Madamigella, gradisce anche lei un po' di cervogia? No. Io solo champagne. Ma come? Come solo? Come solo? Oh, salvesi! No!